Perché? Mi sta sorgendo. Anche a me mi sta sorgendo. Bentornati in soffitta. Per la rubrica sui 5 film indimenticabili, oggi ho il grande piacere di dedicare il nostro episodio a una delle icone più sexy del cinema italiano, la bellissima Nadia Cassini. Prima di tuffarci nel suo mondo, ricordatevi che quello che segue non è una classifica, ma una selezione personale di 5 film che ritengo imperdibili per chiunque voglia scoprire o riscoprire il talento e il carisma di questa straordinaria artista. Che siate già innamorati di Nadia o curiosi di lasciarvi incantare per la prima volta, siete nel posto giusto. Preparatevi a esplorare la versatilità di Nadia, dei ruoli che hanno sfidato la gravità della fantascienza a quelli che fanno alzare la temperatura. E se volete conoscere anche la sua biografia, vi lascio in descrizione il video a lei dedicato. Pronti a essere sedotti dal fascino di Nadia Cassini? Allora, accendiamo i riflettori e partiamo. E non dimenticate di lasciarvi un like se il video vi è piaciuto e di iscrivervi alla soffitta di Pippo per rimanere sempre sintonizzati sui miei contenuti. Perché, come dico sempre, ne vedremo delle belle, belle, bellissime come la nostra Nadia Cassini. Posso offrire un Vernet Pranga? E che cos'altro c'è? Abbiamo Goma del Ponte americano, Coca americano, Whiskoli americano e Chateau La Fontaine. E cioè? Acqua della Fontaine. Voilà. Professore, io ho accettato il suo invito per fare una lezione privata, quindi non perdiamo tempo, facciamo quello che dobbiamo fare, d'accordo? E se vogliamo fare quello che vogliamo fare subito, io sto qua per questo. E iniziamo con L'insegnante balla con tutta la classe, film del 1979, diretto da Giuliano Carnimeo. Nel liceo Fratelli Bandiera, di una cittadina toscana, la professoressa Gambetti insegna ginnastica con un metodo igienico-ritmico-sportivo basato sul ballo. La bella insegnante suscita proteste tra il corpo degli insegnanti e accende i sogni erotici degli studenti. Ma quando il preside perde al gioco una grossa somma finanziata dal CONI per sussidiare la scuola di basket, l'unica salvezza è far partecipare la professoressa a una gara di ballo per vincere il premio in denaro e salvare così la squadra della scuola. Grazie a Nadia Cassini, dei panni della prof Claudia Gambetti, la scuola non è mai stata così interessante. Con le sue lezioni di ginnastica ritmico-sportive ha fatto sì che tutti volessero essere promossi in educazione fisica. E chi può biasimarli? Se la seduzione fosse la materia scolastica, Nadia avrebbe preso sempre 10 e lode. Io intanto mi metto in libertà, eh? Ti prenda tutte le libertà che vuole. Cos'è? L'ho comprato in America. Ah. Serve per gli occhiali. Originale, vero? Anche mio fratello ce l'ha. Serve per reggere le... Ma... E lei che fa? Che faccio? C'è qualcosa che non va? Basta così, non si toglie... Ah, mi devo mettere in libertà? Meglio! Mi sento un caldo da morire, qui non vedo l'ora di cominciare! E procediamo con L'infermiera della corsia dei militari, film del 1979 diretto da Mariano Lorenti. Con la promessa di andare a Broadway, la giovane cantante Grazia Mancini si lascia convincere dall'impresario del night in cui lavora, Johnny, a fingersi infermiera per ritrovare due quadri che, a detta dell'uomo, sarebbero stati rubati in casa di sua madre e poi nascosti nella clinica psichiatrica del professor Amedeo La Russa. Destinata al reparto dei matti che si credono generali famosi, Grazia comincia le sue ricerche, dovendo al tempo stesso guardarsi dall'eccessiva bellicosità dei suoi pazienti, di natura non solo militaresca, e tenere a bada il professor La Russa, che cerca un compenso alla frigidità di sua moglie. Come Grazia Mancini, Nadia ci dimostra che anche in una clinica psichiatrica può brillare il sole, soprattutto se l'infermiera ha il suo sorriso. Tra pazienti che si credono generali e medici un po' troppo affezionati ai loro camici, Nadia è la vera terapia di cui tutti abbiamo bisogno. E dicono che la risata sia la migliore medicina. Professore, ma lei cosa fa? Lei sta scherzando? Esca immediatamente. E per restare in ambito militaresco ho scelto per voi La dottoressa ci sta col colonnello, film del 1980 diretto da Michele Massimo Tarantini.
Il colonnello Anacleto Punzone, medico militare, si invaghisce della bellissima e sensuale dottoressa sudafricana Eva Russell, specializzata in trapianti. Pensando che la sua virilità non sia adeguata per la bella collega, decide di fare un trapianto con l'indiano infermiere Mazzancolla, che con le donne ha sempre riscosso un certo successo. Ma il risultato finale non sarà quello sperato. Come la dottoressa Eva Russell, Nadia ci fa capire che il vero problema del colonnello non era la salute, ma trovare una dottoressa che fosse all'altezza della situazione. Con il suo mix di bellezza intelligente, Nadia ha reso ogni visita medica un appuntamento da non perdere. E chi ha detto che i medici non possano essere mozzafiato? Ora è diverso e credo proprio di aver scoperto il vero amore. È un'esperienza nuova e meravigliosa. È pazzesco, non mi dirà che ha preso una cotta per il colonnello Punzone. Ma non si rende conto che è troppo anziano per lei e poi è un complessato. Non è vero, tenente. È un uomo straordinario. Ma non vede che sono geloso? Non si è accorta che sono innamorato di lei? Io non resisto più, io... Ma non posso, tenente. Ma è assurdo. Per la quarta scelta ci spostiamo nello spazio con Scontri stellari oltre la terza dimensione, film del 1978 diretto da Luigi Cozzi. Di questo film c'è anche una recensione sul mio secondo canale, Dinosauri Pop, passate a dare un'occhiata. Una potenza oscura minaccia l'universo, è il conte Zartan, la cui astronave spaziale a forma di artiglio cela una terribile arma di devastazione. L'imperatore del bene incarica così Stelle Acton, affiancati dal robot Tell e dal poliziotto spaziale Thor, in una missione speciale alla ricerca del nemico e dell'erede del trono, rapito da Zart. Il gruppetto, a bordo di una gigantesca astronave bianca, la Murray Leinster, affronterà così la delicata e pericolosa missione spaziale. In un universo dove la fantascienza incontra la mitologia, Nadia, nei panni di Corelia, regina delle Amazzoni, ci mostra che anche nello spazio profondo l'Italia ha la sua stella. E che stella! Se cercavano una regina per comandare le galassie, con Nadia hanno decisamente centrato il bersaglio. Hanno accettato di venire con la nostra pattuglia. Adesso conducetevi qua. E uccidete il robot. Regina Corelia, questa è la spia che abbiamo catturato secondo i tuoi desideri. Tu sei una spia, come lo erano gli uomini della Lancia. Ma niente riuscirà a fermare il conte ormai. E per non farci mancare un tocco di comicità e situazioni al limite dell'irresistibile, non possiamo dimenticare Spogliamoci così senza pudor. Film in 4 episodi del 1976 diretto da Sergio Martino. Un uomo chiude l'amante nell'armadio quando arriva la moglie, ma nel mobile c'è già qualcuno. Un film che ci porta in un vortice di episodi esilaranti e situazioni imprevedibili. Nadia Cassini, nel ruolo di François, ci mostra il suo lato più giocoso e seducente, catturando l'essenza di una commedia brillante che gioca con equivoci e malintesi. In un carosello di risate e colpi di scena, Nadia dimostra che il suo talento non conosce confini, regalandoci momenti di puro divertimento che rimangono impressi nella memoria. Un film che, come suggerisce il titolo, è un vero e proprio invito a spogliarsi da ogni pudore, almeno metaforicamente. Io trovo tanto produttori che mi fanno fare i film senza fare la brunque, senza trombare. E così, cari soffittari, si conclude il nostro viaggio alla scoperta di 5 film memorabili di Nadia Cassini, una vera icona di sensualità e talento del cinema italiano. Spero che questa selezione vi abbia aperto le porte a nuove scoperte e vi abbia fatto apprezzare ancora di più la versatilità e carisma di una delle attrici più sexy della nostra cinematografia. Nadia ha regalato memorabili performance al mondo del cinema, dimostrando che la sua bellezza era solo una parte del suo ampio repertorio artistico. E ora tocca a voi. Quali momenti di Nadia Cassini vi hanno lasciato un ricordo indelebile? Avete un film preferito in cui vi ha particolarmente colpito? Scrivetelo nei commenti e suggeritemi a chi vorreste fosse dedicato il prossimo video.
Non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi i nostri futuri viaggi nel tempo e di lasciare un like se questo episodio dedicato a Nadia Cassini vi ha fatto compagnia. Alla prossima!